Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo di quattro profumi dalle note davvero accattivanti. Note gourmand di cacao, cioccolato, rum, whisky, caffè, che sono le note che sto iniziando ad apprezzare con l'arrivo dell'autunno. Allora, l'autunno per me è la stagione più bella che ci sia e io proprio quando arriva la fine di settembre vado proprio in visibilio perché all'idea che stia per arrivare l'autunno questa cosa mi rende felicissima. È una stagione che mi fa stare bene a livello di umore, a livello di colori, visivamente parlando è la più bella secondo me. A livello di regali che la natura ci fa, e ci sono i frutti miei preferiti, tra cui le castagne, la patata americana, la zucca, e tutte queste cosine, insomma, si ritorna a mangiare un po' più presto, tutti un po' più tranquilli a casa. Le giornate non sono cortissime, ma nemmeno lunghissime. Abbiamo voglia piuttosto di starcene a casa, però possiamo comunque uscire. Quindi è quella via di mezzo, diciamo, che vorrei durasse tutto l'anno, ma non è possibile, chiaramente, che sia così. Adesso fa anche bizze il mio telefono perché vedo che va e viene la luce. Comunque, a parte questo intro di quasi 2 minuti, mi sono appena finita di mangiare un prenanna, per chi non sa cos'è il prenanna, se qualcuno di voi è palestrato lo sa, il prenanna non è altro che il dolcetto che una persona che generalmente va in palestra e che quindi consuma anche tante calorie e mangia anche tanto, si fa prima di andare a nanna, che può essere una crema di riso, può essere uno yogurt, può essere un pezzettino di cioccolato fondente. Io stasera mi sono fatta il porridge con la cannella e appunto con la crema di arachidi al cacao. Quindi questa cosa, visto che la giornata oggi è anche abbastanza freschina, mi ha mandato in quel mood autunnale, per cui ho detto con questa cioccolata in bocca che mi si scioglie, devo girare un video e parlare dei profumi autunnali, secondo me, che hanno queste note che vi ho elencato poco fa. Sono profumi che hanno dei prezzi, alcuni contenuti e altri due un po' più altini, quindi praticamente è proprio una scaletta. Partiamo dai profumi low cost per arrivare a quello high cost, che poi non è un high cost impossibile, perché sappiamo che ci sono profumi anche da 400, 500 e più euro, e che adoro tantissimo. Allora, il primo profumo che vi presento, la scatolina, tra l'altro la tengo qua, la conservo qui, e penso che sia quello che effettivamente costa di meno, è della Perlier, il Caribbean Vanilla Coffee. Allora, questa è un eau de toilette che devo dire essere un eau de toilette che si comporta piuttosto bene su di me. Per chi mi segue sapete che io ho questo grande cruccio perché i profumi non mi durano, non mi durano assolutamente. Soprattutto quelli eau de toilette, quelli freschi e speridati. E vado sempre alla ricerca di qualcosa che si aggrappi alla mia pelle. Paradossalmente qua abbiamo un eau de toilette che si comporta molto meglio di tante altre eau de parfum che ho provato e che non ho usato tantissimo perché mi è stato regalato in un periodo che non avevo voglia di questa nota, e quindi lo sto rispolverando adesso perché vado proprio alla ricerca di questo genere di profumo, quindi è praticamente nuovo. Mi piace tantissimo e appunto è un profumo che viene semplicemente descritto sul sito della Chelemata essere un profumo alla vaniglia e caffè. Non c'è l'elenco delle note, se non quello che c'è scritto sulla sua confezione. Sensuale e misteriosa, Caribbean Vanilla, il profumo delle isole dei Caraibi più selvagge, sensuali e misteriose. Profumo di avventura per mare, di pirati, di misteriosi tesori, di musica e allegria. E l'intenso inebriante aroma
dell'aguardiente distillata, della canna di zucchero e della magica vaniglia dei Caraibi. E allora, questo qui è veramente un profumo leggero, ma leggero nel senso di molto giocoso, molto sbarazzino, molto spensierato. E appunto c'è questa vaniglia, ma è una vaniglia molto scura, cioè è proprio il bacello della vaniglia che voi andate ad aprire, toglierci i semini e ad addizionare a questo caffè scuro, ma al contempo dolce, non un caffè amaro. È quasi liquoroso questo profumo. Io ci sento anche il rum, qua non viene citato, ma secondo me una nota alcolica c'è. Sicuramente c'è lo zucchero di canna perché comunque è molto dolce, però è un dolce che non è stucchevole. Mi piace tantissimo e questo sulle sciarpe dura davvero tanto, tanto, tanto. Ripeto, è dolce, però non è stucchevole. Ed effettivamente un po' può dar da pensare alla stiva di una nave dove magari nell'antichità venivano trasportate canna da zucchero, cacao, vaniglia, queste cose pregiate, no? E quindi quando si scende nella stiva di questa nave, impregnato nel legno, c'è l'odore di queste meraviglie. E quindi è un profumo molto corposo e scuro, ma scuro perché appunto c'è questo caffè, questa vaniglia, questo bacello di vaniglia che gli danno proprio questa liquorosità, ecco. E questo qua lo trovate a pochissimo, se non erro a 16 euro. Se vi interessa, lo trovate nei negozi monomarca Pellier Kelemata. Non so se nel vostro paese ci sia, qui dove abito io l'hanno aperto da poco, altrimenti comunque anche su internet lo trovate. Molto carina la boccetta, effettivamente mi dà l'idea di qualcosina che trovate insieme ad una pergamena su un'isola deserta, su un'isola caraibica più che deserta. E questo è appunto Vanilla Coffee. Passiamo al secondo profumo che può assomigliargli, o non so quale dei due sia nato prima, ed è Pepe Fondente di Natures. Pepe fondente, come note di testa, c'ha il pepe nero, la mora e il gelsomino. Nel cuore troviamo la vaniglia, il cioccolato fondente, che adoro, è il rum caraibico, appunto, e poi nella base troviamo il legno di cedro e l'abdano. Allora, questo profumo tra i due lo sento un po' più mascolino. Anche se sapete che io tengo sempre a specificare che non c'è genere nei profumi, dopodiché ci sono delle cose che inevitabilmente quando le vedo, le sento, le provo, le collego al mondo femminile e altre che mi rimandano al mondo maschile. Questo tra i due, ecco, se dovessi dire al mio compagno stasera usciamo tutti e due cioccolatosi, direi tu ti metti il pepe fondente, che è più strong, e io vado di Caribbean Vanilla, che hanno comunque delle vibe molto simili, solo che qui c'è la predominanza del pepe in apertura, quindi più piccantino, e un profumo forse un po' più conturbante rispetto all'altro, un po' più serio, perché appunto c'è questo cioccolato fondente, questo rum che esaltano il tutto, e questa piccantezza che gli dà un tocco un po' più misterioso, un po' più adulto, un po' più sexy, un po' più rock, se vogliamo. È qualcosa di meraviglioso, mi piace tantissimo. E anche questo, nonostante sia un eau de toilette, io mi catapulto sempre sugli eau de parfum, generalmente sulla nicchia, ma questi qui sarà perché hanno delle note un pochino più che si aggrappano ai tessuti e alla pelle, hanno la loro durata, perlomeno sui vestiti. Comunque, durante il giorno io me li sento parecchio quando li utilizzo questi profumi qui. Questo non costa tanto, neanche questo, se non erro intorno ai 20-25 euro, ed è veramente qualcosa di
eccezionale a livello di profumazione, perché è molto diversa dal solito. Ecco, comunque, per quanto mi riguarda, è una profumazione abbastanza originale e economica. Poi passiamo a un livello un po' più alto, a livello di prezzo, e qua siamo sulla nicchia, ma la nicchia assolutamente accessibile. Di questo ormai ne ho praticamente spruzzata più della metà. Stiamo parlando del famoso Terra Mia, questo profumo di Maffei che vuole celebrare la bellezza di Napoli, se non erro. Comunque è ambientato in Calabria. Abbiamo il nostro Pulcinella disegnato e adoro questa boccettina. Proprio questo qui è davvero un pezzo d'arte. E in questo profumo che cosa abbiamo? Abbiamo del caffè, io amo il caffè, la nocciola, la vaniglia, il neroli, i gelsomini e il pepe rosa. Questo è un profumo che entra più nelle vibes di un Roses Musk di Montale. Ritrovo un pochino quel mood, no? Questo floreale vanigliato. Lo trovo più femminile che maschile. È un profumo che ha una durata eccezionale e a me piace tantissimo. Effettivamente il rimando che questo caffè mi dà, questo profumo mi dà, probabilmente anche un pochino suggestionata da quello che poi il racconto di questo profumo da parte di chi lo ha ideato, insomma, è questa terrazza che si affaccia su una Napoli bella da morire, in cui stiamo sorseggiando il vero caffè napoletano, magari con un pezzo di pastiera, e c'è questa brezza che porta tutti i profumi del Golfo di Napoli, no? Sulla nostra terrazza. E lì vicino abbiamo questa pianta di gelsomini che ad ogni sbuffo ha il profumo che si mescola a quello che stiamo mangiando e bevendo. Questo sarà il profumo che mi porterò se mai riuscirò ad andare a farmi un weekend a Napoli. Ci sono già stata, l'adoro, ho il desiderio di tornarci, e quindi quale miglior cosa se non andare a Napoli e portarsi il Terra Mia? Mi piace tantissimo e sicuramente, appunto, si sentite tanto la vaniglia. Ci sono questi gelsomini insieme al neroli che gli danno questa parte floreale e che secondo me, appunto, danno quel tocco un po' più femminile. E poi, quando passano le ore, viene fuori questo caffè, questa nocciola, quindi questa parte un po' più tostata, un po' più caramellata, diciamo, e mi piace tanto. Lo sto mettendo anche tanto volentieri in questo periodo. Ultimo profumo che non ha note di caffè, di cacao, di cioccolato, ma di whisky, e siamo sulla nicchia. Anche qui siamo leggermente un po' più alti con il prezzo. Abbiamo Baraonda di Pierre, no, sì, Pierre Montale, scusate, tagliate questo pezzo, di il mio adorato Gualtieri. Voi sapete che io sono follemente innamorata di Alessandro Gualtieri, giusto? Sto andando in crisi. Sì, Alessandro Gualtieri mi pare che si chiami. Non vorrei dire una cazzata adesso perché sono un attimo in confusione e non vorrei dover rifare il video per questo discorso qui. Comunque, il creatore di Nasumatto Orto Parisi. Ve ne ho parlato un milione di volte. Se volete farvi qualche ricerca nei miei video passati per vedere che cosa ne penso io delle sue creazioni, che cosa mi creano a livello psicologico, empatico e emozionale i suoi profumi, sono dei capolavori. Questo Baraonda è molto impegnativo e il nome rende davvero l'idea di quello che lui vuole trasmettere. Sappiamo che le piramidi olfattive lui non le svela mai e si va sempre a tentoni. Più che dirvi che questo profumo c'ha sicuramente del whisky e delle note legnose, altro non riesco a
a dirvi, perché questo è quello che ho potuto trovare all'interno dei siti, e è inutile che stiamo qua a buttare a casaccio degli ingredienti tanto per dirne una. Quello che vi posso dire è che sicuramente questo è l'odore di qualcosa di alcolico che mette l'acquolina in bocca. E siccome il creatore di questi profumi gioca molto su certe situazioni abbastanza particolari, mi viene anche naturale pensare ed immaginare questa, anche qui, sempre in un posto che possa essere una nave, o magari, ecco, mi vedo nella mia mente un'osteria di tantissimissimi secoli fa, e non anni, ma proprio secoli, magari del Medioevo, in cui ci sono questi briganti che si fermano in piena notte per bere un boccale di birra, un qualcosa, insomma, e arriva questa cameriera molto prorompente che si è versata un elisir alcolico sul corpo e la sua pelle trasuda questo profumo. L'idea è questa, insomma, si sente questa parte alcolica, legnosa, quasi come se all'interno ci fossero stati di questo profumo, di questa botte, anche dei frutti secchi che hanno dato un tocco al profumo che stuzzica davvero tanto, un profumo che lascia una scia immensa da dosare perché è molto potente e potrebbe dare fastidio, almeno a me, tra tutti, nasomatto, quello che più mi crea fastidio se esagero e se lo metto in una giornata in cui non c'è il clima giusto, però lo adoro, è un profumo stra conturbante, stra sensuale. Baraonda. Queste sono le mie quattro proposte, un po' diciamo diverse per aspettare questo autunno. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!